Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Viking Conquist Rome. Tutti le. Allora, se uscite a Vitilene, ho cambiato un attimo di equipaggiamento, ho trovato un elmo per il nostro tipello e vai. Ah, ok, perché non stiamo andando? Boh, non lo so. Ah, dobbiamo radunarci con la legione di Termus. Qui, credo. Non so dove stesse andando, boh. Ci sono. È vero, da tenere le mani libere se vogliamo fare delle azioni, tipo cura e cose così. Come abbiamo visto con Sineros. Perché altrimenti no bueno. Altrimenti no bueno. Allora, adesso dopo che parliamo con il tizio, ci darà da fare una piccola esercitazione che in realtà non serve a tantissimo. Però, tra l'altro, questo equipaggiamento sarà identico a quello precedente. Qui c'è un tizio che compra vende roba. So, hey, little man. Good, very good. Enough pointless chatter. Off to it. Possiamo comprare della roba in modo molto analogo al resto. Ci sono delle risorse che sono abbondanti e delle risorse che sono scarse, per cui ci sono poche medicine e quindi valgono di più. Ci sono tanti schiavi per cui valgono di meno. Adesso che non sappiamo assolutamente niente di cosa ci serve tutta questa roba qua, va bene così. Noi abbiamo abbastanza cibo, anche perché siamo soltanto in 4-5. Non dovrebbe essere un problema. Allora, parliamo con Termus. E dice, va bene, c'è il fuoco, siamo stati contenti. E io dico che è stato il piano di Julius Calidus, per cui quelli arroganti disapprovano. Però Julius Calidus approva. Dimmi che cosa deve essere fatto. Lucullus has told me much about your upbringing and your training, but war is. Before we leave. Va bene, dice che appunto dobbiamo andare a fare un po' di esercitazione qua, che poi in realtà sarà una roba abbastanza semplice. Sto andando veloce perché sono delle robe tutte abbastanza tutorialistiche, che non è che aggiungo più di tanto. Va bene, allora ci spiega come usare i pilum, i pila, che in pratica sono un oggetto lanciabile. A chi è che l'ha dati? A me, mi pare. Sì, che prima non c'era. Boh. Che può rompere lo scudo, per cui è molto, molto buona come abilità. Allora, io metterei lui qua, esatto, lei qua, e il resto va bene. Alright, let me see how good your throwing arm is. Aim that pilum for my shield. The tip is designed to break off and stick in the shield, making it difficult to use. Esatto, ok, per cui. E ci sono anche delle bende qua che invece curano e tolgono il sanguinamento. Allora, io avanzerei qua. Io tirerei giù lo scudo. Gli farei un knockdown. Bestia Tabat. Vai qua. No, quello lo terrei forse. No, vabbè, può usarlo 3 volte. Lui. Non ci arriva. Brutta storia, allora mandiamo lui. Così tirato giù, ottimo. Gli altri dovrebbero essere molto più scarsini. Allora muoverei lui qua sopra, così almeno siamo un po' più tranquilli. Mentre invece lei, allora, sale qua e dalla posizione vai, vediamo se ti va bene. No, non le è andato bene. Vabbè. Aia.
Burning non mi piace. Dovremmo utilizzare le bende. Ne prendi tutti addosso a lei sto giro. Oh, ma ci tirano giù tutti? L'altra volta è stato molto più facile. Lei sanguina, l'altro sanguina pure. Allora. Ok, sì, va bene, non hai bisogno di aiuto, ma. Allora, fai che. Tirare giù questo. Ok. Io sono in fiamme, ma non ho molta possibilità di fare robe. Sì, Neros. Se va bene ti... No, andrò, muoviamo prima Gaio qua. Che magari tira giù lui. No? E dai però! Ci perdiamo Julius. Perdiamo Julius Calidus qua. Che non può fare niente? Resta sanguinante. Ah, perché è stata disarmata. Porca miseria, niente. E la perdiamo, non so cosa fare. Se la muovo via mi tirano giù. Ah, ok, si sono spostati per fortuna, perché sono stupidi, cioè perché è un cosa tutorial. Aia! No, sono caduti tutti e due, ma porca pupazza! E hanno disarmato pure lui, ma vaffanbrodo. E non riusciamo neanche a tirare giù questo comunque. La può curare, ma non ha alcun senso. Diamo un pugno così a caso, ma. Niente di che, ma abbiamo ancora dei pila da lanciare per caso, sì. Seccherebbe giù questo? Ottimo! Però andrei con... Questo, non può fare un critico, ma almeno... Ok. Ok. Ah, è andato in panico, quindi si sono attaccati da soli. Sine Rosso adesso. Ok, ha recuperato tutte le sue abilità. E qua. Non è l'ultimo, no? Perché ce n'è ancora uno qua. Vero che ha panicato, però. Ah, io me l'ho spinto via, ma tanto è andata, è finita. Ottimo. Non è stata così semplice, avremmo dovuto usare i pilum prima. Avremmo dovuto usare i pilum, i pila, i giavellotti, insomma. Salve, Domine. Salve, Domine. Allora, andiamo a parlare con lui e gli diciamo... Gawi Ehi, hai finito fatto con te? tutto. Molto bene. C'è sempre più da imparare, se viviamo lungo abbastanza per farlo. Dobbiamo marciare questo passo e descendere su Mytilene. Providing you did your job well, they should be expecting an attack from the sea, allowing us to surprise them from the land.
Dice che sono distratti verso il mare, quindi dovremmo riprendere di sorpresa se li attaccassimo via terra. Unlikely, since no one knows we are coming. Still, he has a point, Legate. Perhaps we should post sentries. Perché dice, se passiamo dal passo stretto potrebbero fregarci. E dice, ma tanto non si aspettano che arriviamo di là. E Cesare dice, potremmo mettere delle sentinelle per essere It will sicuri. only slow us down. The longer we take, the more we risk that the enemy learns of our plans. Now let's get going. Signal the Legion to assemble. Dice che ci rallenterebbe soltanto. Boh. Vediamo. Il mitridatismo, allora. Ah, ok, seguiamo con loro. Siamo andati fino avanti là. Mi fa un caricamento di nuovo. Va bene. Fortunato che sono più veloce di Viking, perché sennò c'era da spararsi. You have really made a name for yourself in a short time, my friend. Perhaps you would permit me to join your speculatoris. With your skill in combat and my strategic mind, as long as we are together, we will be. Ambush! Battle L'avevo formation! detto. Get back in formation, you fools! Marcus Minucius Thermus! Why, you seem to have no command of your soldiers at all! This is the problem with you Romans. Politicians have no place in war. Kill them all! We have no need for prisoners. Ah, io ho tirato giù Thermus. Still alive. His Praetorian guard is holding off the enemy for now. Let's get him out of there. Form up and push forward. Allora, dobbiamo sopravvivere tutti. Thermus non è messo bene. Ok, dobbiamo arrivare a Thermus in 4 turni, per cui direi che ci conviene spostarci tutti di là. Per caso dei pilum. Sì. Perché quello è lo scudo. Via lo scudo. No, vai qua. E poi fai slash. Ok, poi. Tu qua lo stesso. Bestia. Muovi ancora su questo. Allora, lei la muoverei qua, in modo da avere uno qua che lo secchiamo e recupera e va su di lui. E Sineros dovrebbe avere abbastanza range da tirare giù questo. Vediamo. Ottimo. E adesso direi che avanziamo con tutti. Allora, Sineros ha le bende, per cui. Ma non può più muovere. Sineros è l'unico che non ha più movimento. E a farei avanzare tutti finché possono. Mi spiace che quello me lo tirano giù, però.
Grande. Bravissimo. Aia. Addio. E anche lui ha messo male. E ora il nostro obiettivo è di arrivare al legato. Ah. E arrivano i rinforzi pure. Allora, Sinaros. Io direi, Sinaros, dai un boost a tutti, visto che non possiamo combattere più di tanto in questo momento. Così che io dovrei riuscire a avere... movimenti in sufficienza per arrivare là. Ok. Ok. Ok, allora, delle bende per Thermos ce l'ho, sì. Thermos riesci a muovere di quanto? Di... solo un po', purtroppo. Allora, ce ne sono due che ancora ci stanno sostenendo, ma io sono là, fermo. Allora, lei potrebbe... non lo tiriamo giù comunque. Quick shot come va? Non benissimo, ma se vado qua sotto... allora, lui da qua riusciva a colpirlo, per cui... vai. Bravissima! Bravissima, così siamo un po' più safe. C'è un arciere là sopra, però... non è troppo un problema in questo momento. E gli altri hanno degli up. Mette strong. Però è già strong lui. Passiamo, per ora. Ah no, quello ha sanguinato morte, porca miseria. Grandi questi che si stanno sacrificando per noi, perché qua adesso... adesso cascano giù come niente. Infatti, andati. Tutti e due. Ma dovremmo aver guadagnato abbastanza tempo per poter arrivare giù, credo. Spero. Salta giù, porca pupazza! Non me l'aspettavo questo. No, pure da sotto. Se lo tiro giù non dovrebbe darmi attacco d'opportunità, per cui corriamo fin qua. Tu ah, è fuori range. Ma non ha questo in range. Ma non bene. E là sotto ci sono tutti gli altri super mega, super mega power. Direi che Julius lo mettiamo qua, perché c'è un po' di gente.
È comunque un po' lontana. Rischio di mandarla al massacro qua, eh. Torna qua. Allora, lui lo metterei qua. Tu riesci a... ma non lo secca comunque. Non so se ha senso farlo tornare indietro, no? Mandiamolo... andiamo qua, bestia. Sinaros può curare. Per non perdere turni, fai che dai un po' di vita al nostro caro comandante qua. E non può switchare. Cos'è che abbiamo ancora che possiamo fare qua? C'è un pilum a questo, che probabilmente lo secca. Però se poi dopo mi servono per gli altri tizi scudati... Quanta gente ho con il pilum? Solo lui ha i pilum. Beh, però... direi che conviene. E poi avanziamo fin qua, visto che ci ha ridato il movimento. Lui è là con lei e... direi che aspettiamo. Ah no, lui cos'è che ha? Taunt. Ma non mi serve adesso. Brace. Ah, si vede strong, ok. Ottimo. Sì, almeno lo scudo pronto. Vada. Stanno disperando. Aia, aia. Adesso ci guadagnano abbastanza tempo, è già un'ottima cosa. La ritirata non è per niente facile. Sono davvero tantissimi. Però mi piace che abbiamo queste missioni un po' diverse dal solito. Allora. Giulia, c'è qualcuno che poi... qui serve Giulio, ma è Giulia. Grandissima. Quick shot, ma sono troppo lontani. Farei un interrupt qua. Così se qualcuno avanza, ciaone. Tu cosa fai? Tu niente, stai là per ora. Farei attacca a questo. Fagli un altro danno già che ci sei. Non abbiamo abbastanza focus per fare altra roba. Allora, io sono qua. Non può vedere quello. Allora, andrei a fare slash. Però perché colpisce? No, allora andiamo su overpower. Qua. Lanciamo un pilum su questo. Lui. Va qua. Bestia è ancora qualcosa? No. Sì, ne rossa degli attacchi.
O può curare, no, ma non abbiamo bisogno di curare in questo momento. Vai qua e tira giù lui. Non è andato? Non è andato? Mettiamo deflect. Non so se è entrato il deflect, mi sa di no. Ahia. Ma dovremmo farcela comunque a ritirarci. Ah. No, Julius, no. Allora. Conviene che lei torni qua sotto. Allora. Perché non riesce mai a tirare ne giù due vicini? No, perché non. Allora, lui però forse sì. Lui. No, questo fa un botto di danno però e non ne abbiamo bisogno. Le slash va su due, ottimo. Per cui. Tu, Julia, fai qua. E. No, non lo vede, non lo vede. Dov'è bestia? Bestia è qua. Bestia, riesci a tirare giù quello? Quanto ha di vita? Questo dovrebbe bastare. Ok, così vai qua. E Sinaros, ci curi un attimo. Julius Calidus. Allora, attaccherei qua e lo farei qui ritirare giù. Che abbiamo ancora? Allora, io ho ancora l'attacco. No, non andare così, lo fai così. E poi lo attacchi. Ok, così almeno possiamo ritirarci tutti un po' più sereni. Sì, non correre troppo magari perché poi dopo gli altri mi restano indietro. Ecco tipo Julia che riesce a muoversi. Ah, nonostante tutto mi ha preso. Deflected in faccia a te. I rinforzi da dove arrivano? Da là, ok. Qua continuano ad arrivare dei rinforzi, per cui conviene che si scappi. Tutto il prima possibile. Mezz'ora sta durando questo video, mannaggia, abbiamo fatto solo questo combattimento. Ok, ottimo. Abbiamo usato tre pilum e una benda, ma non ho capito ancora quelli come si riforniscono. Vediamo cosa ci dice e poi interrompiamo il video. Molto bello come combattimento comunque, anche come. Posizionamento dei nemici, situazioni molto graziose. Ok, siamo tornati là serenamente, tutti sereni.
Vi invito come al solito, lasciate un mi piace, un commento qua sotto, iscrivetevi se per caso l'avete già fatto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti e buona giornata.